questo abbiamo messo muto, ma è sgranato però, perché Skype sta chiuso, no? Skype l'abbiamo chiuso.
Benvenuti a tutti, benvenuto a tutti gli amici della comunità Eccomi del gruppo MWC. Iniziamo il nostro incontro lodando insieme il nome del Signore e con un canto che ci prepara al nostro incontro di Pentecoste. Per sempre.
Carissimi fratelli e sorelle, connessi da ogni parte, benvenuti a questa straordinaria esperienza di comunione. Oggi stiamo vivendo ciò che è scritto negli Atti degli Apostoli. Alla fine della Pentecoste si trovavano tutti insieme nello stesso posto. Abbiamo qui con noi amici di lingua portoghese, francese, italiana, amici di diverse nazionalità ed esperienze di fede, che tutti riconoscono Gesù, unico Salvatore del mondo. E insieme attendono e invocano una Pentecoste di fuoco. Ringrazio quanti tecnicamente e con i loro vari contributi hanno reso possibile questo evento e lodiamo il Signore per quello che farà oggi tra noi. Gesù è il Signore, alleluia. Gesù is Lord, Gesù è il Signore, Gesù è Signore. Lascio la parola al gruppo carismatico ecumenico Mewasi della Svizzera francofona, amici speciali della comunità Eccomi, che inizieranno la preghiera. Viviamo questo tempo in preghiera come un cuore solo. Se mi chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò. Se mi amate, osserverete i miei comandamenti. Io pregherò il Padre che Egli vi darà un altro Consolatore perché rimanga con voi per sempre lo Spirito di verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché Egli dimora presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, ritornerò da voi. Então eu pedirei ao Pai, e Ele dar-vos-á outro advogado, para que permaneça convosco para sempre. Ele é o Espírito da verdade, porque o mundo não pode acolher, porque não o vê. Nem o conhece. Vós conhecei-lo, porque ele mora convosco e estará convosco. Não vos deixarei órfãos, mas voltarei para vós. Et je prierai le Père, et il vous donnera un autre paraclet, pour qu'il soit avec vous à jamais, l'esprit de vérité, que le monde ne peut pas recevoir,
parce qu'il ne le voit pas ni ne le reconnaît. Vous, vous le connaissez, parce qu'il demeure auprès de vous, et en vous il sera. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai vers vous. Non vi lascerò orfani. Siamo figli orfani. Sono un figlio orfano. Sì, può darsi che anche tu, fratello, ti ritroverai come me ad essere orfano di padre. Anche se tuo padre in effetti è là. Questa mancanza di padri, di paternità, che ci porta a non saper amare. Spirito Santo, vieni in noi, porta lo spirito del Padre. Porta questo spirito che possa insegnarci ad amare. Vieni in noi, Spirito Santo. Seigneur Jésus, merci parce que tu sais le besoin que nous avons de toi. Tu sais le manque, les manques que nous avons. Et toi, tu viens nous dire que tu vas nous faire, ouais, tu mets en nous cet esprit d'adoption. Et tu sais que nous en avons besoin. C'est par ton esprit, Seigneur Jésus, que tu viens créer en nous ce sentiment d'appartenance. Merci parce que c'est par ton esprit que tu nous unis tous. Et nous avons besoin aujourd'hui d'être un. Un en toi, un en le Père. Merci parce que ce Père que tu viens rendre vivant en nous, eh bien, il nous ouvre les bras. Et nous voulons nous y jeter. Nous jeter dans tes bras, Père, tes bras d'amour. Amen. Amen. Sim, Senhor Jesus, tu não nos deixas órfãos. Amen. Hoje vamos abrir o coração e receber o teu Espírito Amen. Santo que nos vai encher de amor. Amen. Amen. Dans l'océan de l'esprit.
Yeah.
Signore. Spirito Santo, Dio Signore, vieni, vieni in noi. Oggi, Signore, vogliamo, Spirito Santo, invocarti come Dio Signore, colui che ci fa proclamare Abba, colui che ci fa proclamare Gesù è il Signore, vieni in noi. In segno di comunione, il gruppo Me Voici ha deciso di fare un canto con le parole di Lutero, che per primo ha riscoperto, come dice Padre Raniero, canta la messa, il tema agostiniano dello Spirito Santo, che ci porta dall'amore proprio all'amore verso gli altri e verso Dio. In vista di questo, allora, abbiamo musicato un inno di Lutero che possa essere motivo per noi di lode. Vieni Spirito Creatore.
Vieni Spirito Creatore, mio Signore, vieni Spirito, vieni. Nous avons soif de toi. Nous avons soif de ta présence. Viens, Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, nous remplir de ta douceur. Nous remplir de ta vie, Seigneur. Il n'y a qu'avec toi, Seigneur, que nous pouvons avancer. Il n'y a qu'avec toi que nous pouvons faire quelque chose, Seigneur. Tu sais les enfermements dans lesquels nous nous trouvons. Tu sais que parfois, nous ne sommes pas comme les disciples, comme les apôtres dans cette salle haute, avec des peurs lors de ce qui se passe à l'extérieur. Parfois, Seigneur, c'est des murs intérieurs. C'est nos peurs des autres, c'est nos peurs de vivre. Seigneur, viens faire sauter ces verrous que nous avons parfois installés nous-mêmes. Viens les faire sauter, Seigneur, pour que nous puissions sortir libres et proclamer ta vie, proclamer ta puissance, Seigneur, autour de nous. Viens, Esprit Saint, viens. Vem, Espírito Santo, Criador, Senhor Deus, vem inundar-nos. Vem acender o fogo nos nossos corações. Tu sabes bem o quanto precisamos. Viens, Esprit Saint, viens nous visiter, viens ouvrir toutes les portes, viens nous recueillir à ton image, à l'image du Père. Viens, Esprit Saint, faire de nous des créatures nouvelles. Dopo questo bel momento di preghiera, ascoltiamo adesso l'esortazione del pastore Gerard Stoffel della parrocchia evangelica riformata di Boulle-le-Gruyère. Questa parrocchia accoglie gli amici che avete visto,
quindi accoglie questo gruppo carismatico ecumenico Mewasi, o Eccomi in italiano, e ha integrato questo gruppo di preghiera ecumenica, così ispirato da questi quattro fratelli e sorelle che avete visto, e adesso svolgono un'attività pastorale in questa parrocchia, come dicevo, evangelica riformata. Ascoltiamo questo bel intervento del pastore Gerard. J'aimerais vous saluer, vous tous, du groupe Me Voici et de la communauté Ecomi, vous qui vous réunissez en ce dimanche de Pentecôte pour fêter le Saint-Esprit. Oui, je vous salue de la part de la paroisse réformée de Bulle-la-Gruyère. Pentecôte, c'est une fête vraiment importante pour nous les chrétiens, c'est la fête du Saint-Esprit. La fête du Saint-Esprit, ce Saint-Esprit qui accepte de venir jusqu'à nous, de venir habiter en nous, ce Saint-Esprit qui rend présent en chacun de nous le Père Créateur et le Fils Rédempteur. Ce Saint-Esprit qui est aussi celui qui suscite en nous la foi. C'est l'apôtre Paul qui dit dans sa lettre aux Corinthiens, au chapitre 12 et au verset 3, « Jésus est Seigneur, et personne ne peut dire « Jésus est Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Je ne peux pas croire en Jésus sans l'aide du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est celui qui suscite ma foi, il est celui qui porte ma relation à Jésus. Et ça, c'est sans doute la raison la plus importante que nous avons de le louer, de l'adorer. C'est que il est, oui, l'auteur de notre foi avec Jésus. Mais lui la suscite, lui la réveille. Ce Saint-Esprit qui est aussi l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, il est celui qui éveille et qui donne vie à notre foi, et remercions-le pour cela. J'avais à cœur de vous laisser aussi ce qui me semble être un défi pour nous les chrétiens aujourd'hui, et ce défi peut être source de notre prière d'intercession. Le défi de l'Église d'aujourd'hui, et le pape il le dit souvent, c'est de sortir à la rencontre des gens. Mais sortir pour faire quoi? Sortir à la rencontre des personnes pour les convertir? Je ne suis pas sûr. Parce que justement, qui convertit, c'est le Saint-Esprit. C'est ni moi, ni vous, c'est le Saint-Esprit. Le défi de l'Église aujourd'hui, c'est de sortir à la rencontre des gens pour aimer, pour apprendre à aimer. Est-ce que l'apôtre Paul ne dit pas justement que le premier fruit de l'Esprit Saint, c'est l'amour? Dans Galates 5, 22, le premier fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Il s'agit pour nous d'apprendre à aimer, parce que l'amour, c'est un apprentissage, c'est un processus. Je crois que personne d'entre nous n'est capable d'aimer du premier coup, en particulier ceux qui lui sont désagréables. Apprendre à aimer. Et ça commence par apprendre à s'aimer entre chrétiens dans une même paroisse. Ensuite, apprendre à s'aimer entre chrétiens d'églises différentes. Et puis, apprendre à aimer les gens, les êtres humains, au-delà des murs de nos églises. Jésus n'a-t-il pas dit « Aimez-vous les uns les autres, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que ceux du dehors reconnaîtront
que vous êtes mes disciples, dans Jean 13. Je vois dans cet apprentissage de l'amour un énorme défi pour chacun de nous chrétiens et pour nos églises dans lesquelles règne beaucoup de jugements, beaucoup de préjugés, beaucoup de manies de catégoriser les gens entre personnes sympathiques, non sympathiques, entre personnes qui sont dans le juste ou pas dans le juste, qui ont enfin compris ce qui est Jésus et ce qu'est la foi et celles qui n'ont pas encore compris, etc. Je crois que l'amour, ça va être la clé de la survie de l'Église dans les temps à venir. Alors c'est un appel à intercéder pour que nous puissions entrer dans cet apprentissage de l'amour les uns pour les autres qui n'est pas un apprentissage facile. Que le Seigneur vous bénisse, nous bénisse dans cette journée de Pentecôte. Amen. Dopo questo bel contributo del pastore Gerard, ascoltiamo anche un mio contributo come così rappresentante della comunità Eccomi. Lasciamoci muovere dal vento dello spirito. Vi lascio delle semplici immagini che spero possiate fare vostre durante questo tempo di ascolto e di preghiera e nel futuro. La Pentecoste è un'esperienza ricca di tanti simboli, immagini, colori, e tra questi vogliamo scegliere il vento che dice la scrittura si abbatte nel giorno del Pentecoste in modo gagliardo, in modo impetuoso. E allora cerchiamo oggi di riscoprire lo Spirito Santo nell'esperienza del vento e soprattutto quello che il vento può portare nella vita di oggi, in questo tempo di pandemia, in questo giorno, in questo tempo di Pentecoste, a tutti noi riuniti in preghiera. Il vento innanzitutto è potenza, è una forza travolgente, invisibile, indomabile, e dice la scrittura nel primo libro dei Re che il vento è capace di spaccare i monti e di spezzare le rocce per quanto è forte, o di addirittura innalzare i frutti del mare fino al cielo e sprofondarli fino agli abissi. Il vento quindi è quella forza capace di muovere gli oceani. Quindi il vento è potenza. Il vento inoltre è feconda. Il vento è capace di spostare i semi di fiori e delle piante su altri fiori, su altre piante, perché questi germinano e nascano nuovi frutti. Così è lo Spirito Santo che può portare la parola di Dio nei nostri cuori e farla germogliare, fare nascere in noi una vita nuova, una vita vissuta nella potenza della parola di Dio, che rinnova completamente la nostra vita, che feconda la nostra vita. E il vento inoltre trasporta. Tutti noi abbiamo
fatto qualche volta l'esperienza, magari di camminare controvento, e quanta fatica si fa andare controvento. Invece camminare con il vento favorevole ci dà una spinta, una gioia, a volte anche un sollievo. E così è quando noi facciamo le cose con lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo muove, trasporta la nostra vita e tutto quello che noi facciamo con lui diventa meno pesante, più leggero. Quindi il vento trasporta. Allora raccogliamo questi tre significati del vento che è potenza, del vento che feconda e del vento che trasporta. In questo tempo particolare di pandemia o di post-pandemia, a seconda dei momenti in cui ci troveremo a vivere a breve, dobbiamo chiedere allo Spirito Santo veramente di operare queste tre cose, di donarci potenza, una nuova forza, quella forza che oggi pregheremo, perché solo una forza che viene dall'alto ci può sostenere, ma può sostenere soprattutto le nostre comunità e sostenere coloro che oggi sono nel bisogno, coloro oggi che non conoscono Dio. Questo lo possiamo fare se riceviamo questa potenza che viene dall'alto. Chiederemo allo Spirito di fecondare di nuovo i nostri cuori, perché in questo tempo c'è bisogno della forza, ma soprattutto dei frutti dello Spirito che rinnovino le nostre comunità, le nostre famiglie, le nostre vite, pieni dei doni e dei frutti dello Spirito Santo. Questo spirito che dice la scrittura può rinnovare la faccia della terra, quindi può fecondare la nostra vita, ma anche la faccia della terra. Il terzo punto è del vento che trasporta. Fratelli e sorelle, questo tempo ci sta insegnando che il Signore forse vuole veramente sconvolgere il mondo, lo vuole sconvolgere perché vuole farlo muovere in maniera diversa. Allora vuole trasportare le nostre vite, le nostre comunità, vuole trasportare le nostre chiese in posti nuovi, in esperienze nuove, che non sono quelle che noi stiamo programmando, quelle che abbiamo fatto sempre, perché lo Spirito si muove, ma non si sa da dove viene e soprattutto dove va. Allora non ingabbiamo lo Spirito, non facciamo sì che la nostra vita sia monotona e soprattutto guidata dalle nostre certezze, perché in questo tempo è chiaro che lo Spirito viene a sconvolgere le nostre vite e le vuole trasportare in ambienti dove noi non sappiamo, su strade nuove. E questo è l'augurio per tutti quanti noi, per tutti quanti voi, che siete vicini, lontani, nelle vostre esperienze. Volevo concludere poi con un'immagine che può raccogliere un po' questi tre verbi, ed è l'immagine della mongolfiera. La mongolfiera, come sapete, è questo pallone che sale nell'aria e che viene trasportato unicamente dalla forza dello Spirito. Allora noi nella nostra vita vogliamo essere non palloni gonfiati, non persone che magari vivono delle proprie certezze, delle proprie sicurezze, delle proprie anche esperienze, delle proprie insomma abitudini, ma se siamo e possiamo essere persone sospinte dal vento dello Spirito. Ma perché la mongolfiera salga su in alto? Abbiamo bisogno di due cose, di un'aria calda e soprattutto dall'abbandonare da questo cesto che sale, le zavorre. Allora il vento caldo è la lode e ogni giorno lodare il Signore per quello che è, perché Lui è tutto, Lui può tutto, Lui è il Signore della nostra vita.
La lode a Dio allora ci stacca da terra, dalle nostre certezze e ci spinge in alto a riconoscere Gesù come Signore della nostra vita. Occorre anche buttare le zavorre, tutti quei sacchi che in genere noi ci portiamo nella nostra vita. La vita vecchia, le abitudini del peccato, tante situazioni di cui non riusciamo a svincolarci, da tante abitudini che ci fanno perdere tempo e ci distolgono da un rapporto reale con i fratelli, da un rapporto reale con Dio, a tu per tu, un'esperienza personale con Dio. Allora lasciamoci guidare dal vento dello Spirito su strade nuove, su esperienze nuove, su avventure nuove che lo Spirito sta disegnando per noi, per le nostre chiese, per le nostre comunità, e lodiamo Dio ogni giorno per tutto quello che Lui fa nella nostra vita, per tutto quello che accade, e proclamiamolo sempre Signore della nostra vita. Così noi potremo volare in alto, essere sospinti dallo Spirito con la sua forza che feconda e ci muova e ci muove. Alleluia. Buona Pentecoste a tutti, ricca della potenza dello Spirito. Su me.
con grande piacere e gioia adesso accogliamo l'insegnamento del vescovo della diocesi di Losanna, Ginevra e Friburgo, Monsignor Charles Moreraud, dell'Ordine dei Predicatori e quindi un domenicano. Monsignor Moreraud, che è il vescovo quindi della diocesi dove si trova il gruppo Mewassi, è particolarmente legato all'Italia. Dal 1999 ha insegnato all'Angelicum di Roma, la Pontificia Università di San Tommaso d'Aquino, e poi nel 2009 ne è diventato rettore. A Roma ricopre numerosi incarichi pontifici in commissioni di dialogo ecumenico. Nel 2009 Papa Benedetto XVI lo nomina segretario generale della Commissione Teologica Internazionale e consultore della Congregazione per la Dottrina della Fede. Dallo stesso Papa, poi, nominato vescovo nel 2011, riceve altri incarichi pontifici internazionali. Papa Francesco lo nomina nel 2016 membro della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti. Nel ringraziarlo per aver accettato di partecipare al nostro incontro, gli assicuriamo preghiere per il suo ministero di pastore della Chiesa. Bonjour, je suis heureux d'être avec vous. Depuis Fribourg en Suisse, je vais vous dire quelques mots grâce à l'invitation très aimable de Hélène et Simone, que j'avais d'abord eu la joie de rencontrer en prison, où je crois d'ailleurs que le Saint-Esprit nous avait guidés pour que nous apportions la paix et la douceur de la présence de Dieu, et où le Saint-Esprit nous avait guidés pour que nous nous rencontrions aussi. Je vais donc vous dire quelques mots simplement à propos du Saint-Esprit. Évidemment, nous sommes heureux de fêter la Pentecôte. Et Jésus nous a promis de nous envoyer la force de l'Esprit Saint. Qu'est-ce que ça veut dire, si j'ose dire? Quels sont les effets de la présence de l'Esprit Saint? Ou on peut dire beaucoup. D'abord, écoutons-le, demandons-lui de venir en nous. Et puis, nous savons aussi que Jésus nous a promis que le Saint-Esprit nous permettrait, nous suggérerait que dire, parlerait en nous, pour que nous puissions nous défendre face aux attaques concernant notre foi. Je ne sais pas si nous avons tous fait l'expérience, j'espère que oui, mais quelquefois nous sommes surpris d'entendre ce que nous disons, et d'entendre ce que nous disons, notamment à propos de Dieu, à propos du Christ. Parfois, vraiment, en tout cas moi, je me dis, ça je ne l'avais jamais pensé moi-même, mais c'est bien. Et alors, ce n'était pas mon idée, c'est le Saint-Esprit. Et puis, souvenons-nous bien sûr que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas dire « Abba Père », nous ne pouvons pas reconnaître que le Christ est Seigneur. Nous en avons besoin. C'est pour ça qu'il nous est envoyé. Et on peut relever un certain nombre de ces caractéristiques sur lesquelles je voudrais m'arrêter. D'abord, quelque chose quand même d'un peu étonnant, que Jésus dit à ses disciples, en Jean 16, 7 en l'occurrence, « C'est votre intérêt que je parte, car si je ne pars pas, le Paraclet ne viendra pas vers vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. » Eh bien, quel choc pour les disciples. En fait, ils avaient été avec Jésus depuis quelques années, et ils voyaient à quel point Jésus, qui parle avec autorité, non pas comme les scribes, pouvait les aider constamment. En fait, quand ils avaient une question, ils allaient vers lui. Jusque-là, bien sûr, avant de le connaître, comment faisait-il? Eh bien, notamment, il lisait la parole de Dieu,
La Bible, c'est aussi ce que nous appelons l'Ancien Testament, ce qui existe déjà de la Bible. Et puis à partir de là, suivant la loi, ils essayaient de voir comment, en toutes circonstances, et la loi servait à cela, montrer qu'ils étaient avec Dieu, qu'ils répondaient à Dieu dans son alliance. Et puis voilà que Jésus arrive, avec même son interprétation de la loi, avec autorité, on vous a dit, moi je vous dis. Et puis dorénavant, il reste avec lui. C'est simple, il est là, on va lui demander. Et puis voilà qu'il dit, c'est votre intérêt que je parte. Un choc. Mais pourquoi? Pas pour ne plus être là. Je vous enverrai le paraclet, l'Esprit Saint. Et qu'est-ce que cela réalise? L'Esprit Saint, Dieu lui-même, Jésus nous dit ce qu'il va faire. Par exemple, en Jean 14, 26, le paraclet, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. D'abord, l'Esprit Saint, il n'apporte pas autre chose que le Christ. Il l'apporte lui-même, il le rend présent en nous. Il nous aide. En gros, l'Esprit Saint en nous, il nous permet de nous tourner vers le Christ, de nous tourner vers l'Esprit Saint, et d'avoir de lui notre guide. En d'autres termes, en toutes circonstances, nous n'avons pas simplement à fouiller tous les préceptes de la loi pour dire ça se réfère à quoi, et de toute manière, on ne l'applique pas de cette manière-là. Mais le but de la loi, c'est qu'on soit en toutes circonstances avec Dieu, et qu'on lui réponde. Eh bien, cet esprit est là en nous pour que ce soit possible. C'est en quelque sorte la loi nouvelle, comme disait un de mes confrères dans l'histoire de l'Église, saint Thomas d'Aquin. La loi nouvelle, c'est le Saint-Esprit en nous, qui en toutes circonstances nous aide à découvrir ce que Dieu attend de nous. Et ça peut aller très loin. On est frappé en voyant Jésus dans le sermon sur la montagne dire « On vous a dit, moi je vous dis ». Mais qu'est-ce que l'Esprit Saint qui nous apporte tout ce que Jésus a dit vient faire dans la vie de l'Église naissante? Il y a une question nouvelle qui se pose, une question nouvelle qui se pose pour une bonne raison. C'est que dorénavant, parmi les chrétiens, il y a aussi des personnes qui n'étaient pas juives au point de départ. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire par rapport à la loi de Moïse? Faut-il leur demander de l'observer entièrement, dans tous ces préceptes alimentaires et la circoncision et tout ce que vous voulez? Question brûlante pour l'Église naissante. Eh bien, les apôtres se réunissent et on voit ce que peut dire Pierre à Jérusalem en Actes 15, 28. Au nom des apôtres, l'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas vous imposer d'autres charges que celles-ci. Il en énumère quelques-unes. L'Esprit Saint et nous-mêmes. Qu'est-ce que l'Esprit Saint peut faire en nous? C'est très impressionnant. Sur une question aussi importante. Eh bien, il aide ainsi toute l'Église à savoir comment avancer dans cette étape qui aurait pu profondément la diviser ou rendre difficile l'intégration de personnes d'origine autre que juive, on disait d'origine païenne, qui auraient voulu devenir chrétienne. C'est fou, le Saint-Esprit assure en nous la présence du Christ, pas autre chose, pas une autre révélation, mais il nous permet de comprendre et de comprendre toujours mieux ce que le Christ attend de nous. Une autre petite chose que je pourrais dire avant de conclure, c'est qu'est-ce que cela signifie que l'Esprit Saint soit dans nos cœurs? Mais quand je dis dans nos cœurs, c'est dans le sien, dans le sien, dans le sien, dans le sien, dans le mien, dans le sien. Eh bien, par sa présence en nous, il crée en nous une unité fondamentale et tellement belle. Il crée en nous une unité, mais qui commence par quoi? Par le fait que l'Esprit Saint, lien éternel d'amour du Père et du Fils, répande en nous l'amour de Dieu. L'amour qui nous permet d'aimer Dieu, de reconnaître que Dieu est Dieu, de pouvoir, comme j'ai déjà dit, dire « Abba Père » et reconnaître que le Christ est Seigneur. Car si on ne sait pas du tout qui on aime, eh bien on ne peut pas l'aimer, on ne peut pas aimer un inconnu. L'Esprit Saint met en nous cette connaissance de Dieu et cet amour de Dieu. Et c'est un amour les uns pour les autres. Car quand nous nous regardons, les uns les autres, quand nous nous côtoyons, même éventuellement si nous avons envie de nous disputer,
parce que nous ne sommes pas d'accord, ou nous sommes irrités à titre personnel contre quelqu'un, eh bien rappelons-nous, l'Esprit Saint, il n'est pas seulement en moi, il est aussi en lui, il est aussi en elle. Eh bien, que notre dialogue se fasse à ce niveau-là, l'Esprit Saint en nous. Finalement, je m'adresse un peu à distance, à un rassemblement d'ailleurs en plusieurs lieux en même temps. Demandons ensemble les uns pour les autres que l'Esprit Saint emplisse nos cœurs et que grâce à sa présence, nous puissions nous parler les uns les autres. Je crois que c'est lui qui veut que nous nous rencontrions maintenant. C'est lui qui a voulu que je rencontre Hélène et Simone en prison avec Coralie. Eh bien, que le Seigneur nous aide à être ensemble. Vraiment, je demande au Saint-Esprit de venir en vous, s'il vous plaît. Demandez-lui aussi de venir en moi, qu'il nous renouvelle les uns les autres. Et si j'ose dire, à bientôt et belle fête de la Pentecôte. Merci Seigneur de nous mettre ensemble. Bellissimo intervento del Vescovo. Adesso, del Vescovo Charles, adesso alcuni fratelli e sorelle della comunità Eccomi ci guideranno ad una preghiera per una nuova Pentecoste nella nostra vita. Yes, Señor.
Signore, benedetto il tuo nome, dalle tue mani questa mia vita riceve salvezza e amore. Benedetto il Signore, grande sei, Signore, e degno di ogni gloria. Maranatha, vieni, Signore, a rinnovare la terra. In questo santo giorno, Signore, ogni ginocchio si pieghi e ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore, il nostro unico Salvatore. Vieni, Signore Gesù, vieni in mezzo a noi, Signore. Noi ti accogliamo con canti di gioia, Signore. Maranatha. Amen. Vogliamo dare il benvenuto a te, Spirito Santo prezioso. Com'è bello stare alla tua presenza, tornare a pregare insieme a fratelli e sorelle in modo come tu ci hai insegnato. Una gioia immensa. Spirito Santo, vieni in mezzo a noi e fonda la tua grazia su di noi. Suscita una nuova Pentecoste in mezzo a noi. Vieni, Spirito Santo, trasforma ogni cosa, Spirito Santo, riempi il nostro cuore del tuo amore, convinciti del peccato, Spirito Santo, allontana da noi gli spiriti che non sono il tuo spirito, vieni con potenza in questo momento, Spirito Santo. Spirito Santo dolcissimo, abbiamo bisogno di te. Vieni, Spirito Santo, trasforma i nostri cuori, la nostra mente, la nostra anima. Scendi sulla nostra Chiesa, su di noi, sulle nostre comunità. Scendi sulla comunità che sta nascendo dalla Svizzera. Scendi con potenza su di loro. Dona loro forza, coraggio, sapienza, amore e misericordia per la missione che tu vorrai dargli, Signore. Scendi, Spirito Santo, su di noi. Unisci nel tuo amore. Donaci l'amore di accogliere coloro che hanno bisogno, di consolare coloro che hanno bisogno. Donaci tutti i tuoi doni, tutti i frutti dello Spirito, Signore, a ognuno di noi, come tu vorrai fare, Signore. Vieni, Spirito Santo, fratelli, come sempre, voi che siete collegati con noi in questo momento, vi chiedo di allargare le vostre braccia e chiudere i vostri occhi. Siamo tutti uniti nel nome di Gesù e chiediamo a voi, e chiediamo il suo Spirito che scende su di noi,
Amen. Amen. Ecco, Signore, vogliamo chiederti questa sera, tutti insieme, Signore, con le braccia allargate, di mandare il tuo fuoco potente in mezzo a noi, nel nostro cuore. Vieni, oh Signore, vieni con il tuo fuoco, vieni con quella fiamma di fuoco con cui sei sceso il giorno di Pentecoste, su ogni persona lì presente. Vieni per intercessione di Maria Santissima, che era presente in quel giorno, che ha unito la preghiera degli apostoli e dei discepoli con la sua. Spirito Santo, vieni per intercessione di Maria, la tua sposa. Vieni su ognuno di noi, vieni con il tuo fuoco potente, oh Signore. Vieni, Spirito Santo, noi questa sera vogliamo ripetere tutti insieme, Spirito Santo, noi ci arrendiamo a te. Spirito Santo, noi ci abbandoniamo a te. Spirito Santo, fai quello che vuoi tu, adesso, su di me, nella mia vita. Ognuno, fratello e sorella, ripeta questa preghiera. Fai di me quello che vuoi, fai su di me quello che vuoi adesso, Signore. Opera come vuoi tu su di noi, oh Signore. Noi ti accogliamo, noi ti desideriamo, Signore. Vieni, Spirito Santo, vieni. Amen. Grazie Signore per la tua presenza.
Grazie. Perché tu non ci lasci mai soli, Signore. E noi ti lodiamo e ti benediciamo per questo. Perché tu sei la nostra forza e sei la nostra vittoria, Signore. Amen. Grazie a voi tutti per la numerosa partecipazione, la grande e numerosa partecipazione. È stato bello stare insieme, vivere questa esperienza e adesso lasciamoci trasportare in questa festa di Pentecoste da qualche canto di festa prima di salutarci. Maria Gabriel,
Fratelli e sorelle dalla Svizzera. Au revoir à tous. Merci, soyez tous bénis et remplis du Saint-Esprit. Vos saudamos, vos comunidade portuguesa, que Deus, Jesus, o Santo Espírito vos abençoe. Amen. A bientôt, chers frères d'Italie. A presto con lo Spirito Santo. Amen. Amen. Cari fratelli, durante la preghiera abbiamo avuto questo passo da Filippesi 2, 14, 15. Fate tutto senza mormorare e senza esitare, per essere irreprensibili e puri, figli di Dio innocenti, in mezzo a una generazione malvagia e perversa. In mezzo a loro voi risplendete come astri nel mondo, tenendo salda la parola di vita. Amen. Amen. Allora vogliamo salutare tutti gli amici della Svizzera con la speranza, Simone, che ci possiamo incontrare quest'estate magari a fare veramente momenti di preghiera tutti insieme. Grazie della vostra presenza durante questa pandemia che abbiamo appena trascorso, e con la speranza che finisca più presto. Salutiamo anche i fratelli e sorelle portoghesi e tutti i membri della comunità che sono collegati in questo momento con noi. Vi devo dire, vi devo confessare una cosa, è stato veramente bello pregare insieme ai fratelli e sorelle della comunità, perché a me mancava tanto questa cosa, mi mancava tanto, e la preghiera carismatico per me è determinante e importante nella mia vita, e amo questi momenti e ho apprezzato molto questo momento. E un abbraccio forte di nuovo da parte di tutti noi, da parte da casa di Giuseppe e di Raffaele, un abbraccio forte a tutti voi, la Svizzera e il Portogallo. Dio vi benedica.
Grazie ancora, grazie per la partecipazione, per il contributo, per coloro che hanno aiutato, per l'assistenza tecnica. Glorioso Re dei Re, grazie ancora. Vestito di maestà, la terra gioirà, la terra gioirà. C'è luce intorno al Re, la voce sua si udrà, il male tremerà, il male tremerà. Dio grande, Dio, canta che Dio grande, Dio, e si vedrà che grande Dio è il nostro Dio. Il tempo è in mano a te, eterno senza età, principio e fine sei, principio e fine sei. Padre, Figlio e Spirito, sovrana Trinità, il leone e l'agnello, il leone. Carissimi, forse c'è stato un problema tecnico, ma non si è sentito il mio saluto, non tanto per il mio saluto, ma ci tenevo a ringraziarvi ancora tutti per questa bella esperienza di preghiera, di comunione, per coloro che hanno animato e coloro che hanno curato anche la parte tecnica, che hanno dedicato tanto tempo a questo incontro. Grazie di cuore e, come dicevo prima, invochiamo lo Spirito Santo nella nostra vita, che è veramente l'unico che può cambiare la nostra vita e le nostre circostanze. Vieni Santo Spirito, vieni Santo Spirito, vien Santo Spirito, vien Spirito Santo, eh? Vieni Spirito nelle nostre case.